Allora, buongiorno a tutti e a tutte, grazie di di partecipare anche oggi ai nostri webinar dedicati alla decarbonizzazione del comparto edilizio. Questo, diciamo, è il nostro terzo webinar dedicato alle emissioni incorporate di carbonio degli edifici, cioè le emissioni che interessano non, diciamo, l'utilizzo, non derivanti dall'utilizzo degli edifici, ma diciamo, derivanti da che sono emesse, diciamo, lungo tutto il ciclo di vita di un edificio, quindi sostanzialmente dal reperimento dei materiali per la costruzione sino al suo abbattimento, alla sua dismissione, ecco, dalla culla alla tomba. Diciamo che queste emissioni sono una parte importante di tutti i gas serra derivanti dal settore edilizio, in quanto pesano, la stima, diciamo, dal 10 al 20% di tutte le emissioni derivanti dal comparto edilizio. Quindi, diciamo, è una bella fetta di torta, una quota sostanziale. Allora, io mi taccio. Spendo solo due parole per il progetto, per un salto di classe. Diciamo che questi webinar si tengono nell'ambito di questo progetto, appunto per un salto di classe, e che Kyoto Club, da una parte, e Legambiente, dall'altra, stanno portando avanti in Italia. Un progetto basato sull'advocacy, diciamo, per sensibilizzare le persone, le aziende, i decisori politici su quanto sia necessario intervenire sul costruito, sul patrimonio edilizio, rinnovarlo, decarbonizzarlo, se vogliamo raggiungere gli obiettivi i target climatici dell'Unione Europea al 2030 e se vogliamo anche e soprattutto sostenere, aiutare tutte quelle persone che in Italia e in Europa, insomma, soffrono la povertà energetica, cioè o non hanno accesso, diciamo, all'energia a basso costo, oppure gli alti costi dell'energia grava sulle loro bollette, quindi sulle loro tasche, cosa che altrimenti diciamo, potrebbe essere superata, diciamo, con un'efficace decarbonizzazione del sistema e, diciamo, con una revisione oculata degli incentivi edilizi. Però non mi soffermo su questo argomento e lascio la parola allora ai nostri ospiti. Oggi abbiamo Marco Dalmas, che è il responsabile tecnico di Edera, e l'avvocata Valentina Mingo, che è, diciamo, la responsabile sostenibilità di ANCE. Io vi ringrazio, lascio la parola prima a Marco Dalmas e poi a Valentina Mingo, e ancora grazie a tutte e a tutti per seguirci. Sì, grazie a te Giacomo, grazie per l'invito innanzitutto. Mi fa piacere sempre partecipare ai vostri cicli di webinar perché danno la possibilità di raccontare un po' a 360 gradi quello che facciamo tutti i giorni, no? Come Edera. Io ho visto l'introduzione che hai fatto, che ha toccato un po' tanti dei nostri temi carissimi a noi. Parto con questa slide, cioè un po' ridondante, ma visto che siamo qui anche a sensibilizzare, credo che sia importante avere chiaro qual è il quadro di oggi. Questa è una tabella pubblicata da BPE, quella che vedete in verde chiaro sulla tabellina di sinistra, quella che è la curva che dovremmo seguire per andare a raggiungere i target previsti, il primo pallino verde sul 70 e l'obiettivo 2030, secondo quella della carbon neutrality al 2050. Quindi quella è la curva che dovremmo seguire. Quella che si vede in basso, cerchiata un po' in blu scuro, che poi nella tabella di destra si vede ingrandita, ahimè, la curva che stiamo seguendo. E tolto quel picco del 2020 che è legato al Covid, ahimè, è una linea piatta. Quindi non stiamo decarbonizzando il nostro comparto in edilizia come dovremmo. Tradotto in numeri, e questa è un'altra slide che traduce un po' in termini operativi, poi quello che dobbiamo fare. Si tratta di fare un numero di interventi di questo calibro, cioè noi oggi in Italia, al di là di quello che è il contesto europeo in Italia, noi dobbiamo andare a riqualificare una casa al minuto da qui al 2050. Questo è il motivo per cui a tutti gli effetti nasciamo noi come Edera.
giusto due parole su chi siamo. Siamo un centro di innovazione, siamo un'impresa sociale perché la missione nostra è sociale. L'intenzione è quella di andare a supportare chiunque sviluppi, tutti i soggetti del nostro settore dell'edilizia che sviluppano soluzioni capaci di andare a portare la decarbonizzazione anche dove i valori immobiliari sono più bassi. Parliamo delle periferie, delle grandi città, soprattutto parliamo di quelli che sono i portafogli pubblici in generale. Gli stakeholder, dei shareholder della nostra Iedera sono Reido SGR, ANCE Nazionale, Fondazione Housing Sociale che ci supporta su tutte le tematiche legate al sociale. Come dicevo, quello che facciamo in estrema sintesi è nel nostro pitch iniziale che facciamo sempre, noi andiamo a facilitare, siamo un soggetto che con un ruolo neutrale, quindi da no profit, agisce per andare a facilitare tutto quello che riesce ad accelerare questo processo di decarbonizzazione che oggi non è sufficiente, ecco, né in termini di profondità degli interventi che realizziamo e né in termini di velocità, quindi di tasso di riqualificazione in atto. Nella pratica cosa facciamo? Parto da quello, diciamo, dall'ambito più piccolo, che è quello centrale, diamo un supporto anche a chi fa sviluppi immobiliari, quindi chi opera soprattutto nell'ambito della rigenerazione urbana in termini di demolizione, bonifica e ricostruzione, li aiutiamo gli sviluppatori immobiliari soprattutto per l'affordable housing, vista la nostra direzione anche di missione sociale, a fare le cose meglio, quindi di qualità superiore e con costi sostenibili, ecco, quindi con modelli di business sostenibili anche per vendere l'affordable housing e l'edilizia convenzionata, tutto quello che è il comparto dell'ERS italiano. È la fetta più piccola perché la grande sfida, evidentemente, sia in termini di volumi, di mercati, quindi anche di capacità di impatto poi finale di quello che andiamo a realizzare, sta sull'ambiente già costruito, e abitato, e vissuto, e funzionale, quindi tutte quelle situazioni in cui non possiamo, nonostante magari la vetustà dell'edificio e la criticità tecnica di alcuni componenti dei fabbricati esistenti, non possiamo andare a demolire e ricostruire. Ecco, questa è la maggiore sfida, è su questo che ci siamo concentrati, su questo che vorrei anche spendere il prossimo quarto d'ora per raccontarvi quello che stiamo facendo, magari con un focus specifico sull'ambito proprio del webinar di oggi, sulla circolarità dell'approccio, ecco, che riguarda. Parliamo di Energy Strong. Energy Strong è proprio l'approccio. È un approccio, un movimento nato una decina d'anni fa, magari qualcuno di voi ne ha già sentito parlare, comunque faccio una rapida overview. Nato una decina d'anni fa in Olanda, quando la necessità, dove il governo olandese detiene tutt'oggi oltre circa il 60% degli stock immobiliari nazionali, aveva il problema di andare a raggiungere i target di decarbonizzazione ambientale 2050, non aveva le risorse per farlo. Quindi ha deciso di investire queste risorse nel trovare nuove soluzioni. Da qui nasce Energy Strong. Ripeto, è un approccio, non è una soluzione in vendita, per cui non è una soluzione che si compra, è un approccio che sviluppa diverse soluzioni adatte a diverse tipologie edilizie, diversi cluster edilizi, che poi diventano quindi soluzioni acquistabili sul mercato, che hanno portato già in questi anni risultati molto importanti. Leggete giusto qualche bullet super rapido, comunque una notevole compressione dei costi nel processo industriale, quindi è vero che l'approccio off-site, quindi che sposta la costruzione dei componenti, quindi la produzione degli elementi per la riqualificazione dal cantiere alla fabbrica e quindi riduce notevolmente le tempistiche di costruzione on-site, quindi la durata dei cantieri, i disagi per gli abitanti, ecco, ha dato questo tipo di risultati anche in termini di compressione del costo negli anni, perché dai primi interventi pilota realizzati ormai, come dicevo, una decina d'anni fa, oggi ci sono numeri, li leggete oltre 12.000, ma siamo vicini ai 20.000 oramai in Europa, siamo già all'interno di una curva di compressione del costo. In termini di circolarità, al di là dello schema grafico che supporta, cioè, qui c'è un tema proprio di processo circolare che proprio guarda al punto di partenza che è lo stato attuale, quindi una problematica attuale di un edificio che deve essere riqualificato per tanti motivi diversi, sicuramente la decarbonizzazione e la riduzione dei consumi energetici.
Tipicamente succede questo, quindi si parte dalla scansione digitale con una nuvola 3D, un 3D scanner, una nuvola di punti sulla base della quale viene costruito un twin model che nasce e diventerà riferimento di tutta la catena del processo. Quindi all'inizio è un oggetto, il model utilizzato dal progettista, dai progettisti, quindi per la progettazione integrata, architettonica, energetica, strutturale. Questo oggetto poi progettato, immaginato come intervento di riqualificazione, passa nelle mani del produttore, quindi passa al produttore dei componenti che trasforma. Che genera sulla base di questo twin model, di questo progetto BIM, gli shop drawings, quindi i disegni per la produzione dei componenti all'interno della fabbrica. Lo stesso twin model viene utilizzato per la gestione della logistica, dei trasporti. Qui avviene il passaggio al terzo soggetto della catena, che è il costruttore, costruttore che lo utilizza per l'ottimizzazione del cantiere. Quindi la sequenza di montaggio, l'ottimizzazione della sicurezza in cantiere, la riduzione e la compressione anche dei tempi in cantiere, che è uno degli elementi chiave poi per la compressione del costo e la sostenibilità economica di un intervento di questo tipo. Ma cosa più importante, qui arriviamo al pezzo più grande, no, di quel prima, Giacomo diceva, dalla culla alla tomba, no? Che è l'utilizzo del twin model. A questo punto è sbuilt da parte del gestore, quindi del proprietario, gestore dell'immobile, per i monitoraggi diciamo, delle prestazioni che sono state promesse in fase di progettazione e anche di contratto, e soprattutto per la manutenzione, quindi per tutto quel percorso del ciclo di vita che poi deve andare a dimostrare con i risultati. Elementi, quelli che sono i numeri della compressione dei consumi energetici. Allora, quello di destra è un intervento realizzato in Olanda 8-9 anni fa, quindi è passato parecchio tempo. Un intervento su una piccola testa di una schiera edilizia, le tipiche casette olandesi. Io lo propongo spesso perché è un intervento molto significativo. È un cantiere che è durato un giorno, non ha visto una notte, è iniziato all'alba ed è stato terminato al tramonto. Questo è stato possibile proprio perché tutti i componenti della riqualificazione, quindi l'involucro, i pannelli della copertura, i pannelli delle facciate, gli elementi impiantistici che sono stati aggregati, pre-aggregati e quindi installati in modo plug and play poi rispetto all'edificio esistente, sono stati realizzati in meno di un giorno di lavoro. È una tipologia particolare, per cui ultimamente tendiamo ad associare anche un video di sinistra che invece riguarda un intervento realizzato in Francia con approccio Energy Strong. Siamo nella periferia di Lione, sono stati realizzati, riqualificati una dozzina di edifici come questi. In questo caso il target era il livello B, perché in Francia hanno una politica per il raggiungimento dei target internazionali che va a differenziare la profondità degli interventi che si vanno a realizzare a seconda dei target. Quindi viene diciamo fatta una valutazione che va ad equilibrare quelli che sono gli investimenti da effettuare con i risultati sia in termini di riduzione dei consumi energetici che in termini proprio di impatto finale carbonico sul ciclo di vita. Dimenticavo di dire, quelli che vedete sopra sono i principi di quelli che sono gli interventi Energy Strong. Un elemento chiave, chiaramente, al di là dell'utilizzo dell'offsite che va a garantire la qualità della performance sul lungo termine è quello proprio della desiderabilità, che non è un dettaglio, perché noi parliamo sempre di giustamente, correttamente, di performance e di performance che vengono portate da un approccio come questo. Dimentichiamo tante volte che poi il mercato deve essere fatto, deve essere messo a terra. Quindi è vero che c'è il tema della sostenibilità economica e finanziaria, ma poi c'è un tema poi di applicazione, di vendita su scala di un approccio come questo. Ogni nazione, perché qui quello di Energy Strong è un movimento che è nato in Olanda, ma poi si è diffuso, si sta diffondendo in tutta Europa e noi come Edera guidiamo lo sviluppo del mercato Energy Strong per l'Italia, trova le sue chiavi di traduzione di questi principi che vedevamo prima, quindi capacità di decarbonizzazione, sicurezza
negli interventi realizzati, la capacità di essere scalati, quindi riduzione dei tempi, riduzione dei costi sui grandi volumi, deve trovare la sua chiave di vendita anche in termini di desiderabilità. Ogni nazione ha un po' le sue peculiarità. Quello che stiamo vedendo in Italia nei primi interventi realizzati è che il fatto di avere pochi disagi, di avere interventi che non utilizzano i ponteggi e quindi danno maggiori garanzie, anche maggiori garanzie in termini di sicurezza durante i lavori e garanzie di durata degli interventi, quindi non ho un ponteggio che c'è sempre l'incubo, no? Di oddio, quando lo tireranno giù questo ponteggio, chissà quanto tempo passerà, chissà se rispetteranno i tempi. Ecco, questa è la chiave in termini di desiderabilità, insieme alla pulizia del cantiere, perché è evidente che è un cantiere più pulito, un cantiere con elementi già prefiniti in fabbrica, di vendita per l'Italia. Questa è una slide che ho dovuto aggiungere perché siamo veramente orgogliosi di aver ricevuto come Global Energy Strong Alliance, quindi a livello europeo, come comitato, come gruppo Energy Strong a livello internazionale, soprattutto europeo, questo premio importante che è il World Habitat Award dalle Nazioni Unite, la UN Habitat, come progetto, come iniziativa internazionale capace di dare il maggior impatto per l'emergenza abitativa. Cosa stiamo facendo in Italia? Perché siamo nati 4 anni fa come Edera, abbiamo iniziato 3 anni fa ormai, 3 anni fa, 3 anni abbondanti, dal luglio del 2021, con le prime azioni di sviluppo delle prime soluzioni integrate Energy Strong. Il gruppo che vedete sulla sinistra è quello delle aziende che oggi lavorano sulle soluzioni integrate Energy Strong. Noi come Edera stiamo in mezzo, no, a questo fiore di quattro petali, no, per lo sviluppo del mercato italiano. Parliamo di ecosistema, perché per sviluppare il mercato evidentemente ci vuole una domanda, ci vuole un'offerta. Il fatto di essere una società no profit orientata a una missione sociale ci consente di agire da soggetto neutro, quindi di avere la giusta posizione, la giusta anche credibilità poi nel dialogo sia con la domanda, quindi i soggetti che detentori e gestori di grandi stock immobiliari, quindi che hanno bisogno di andare a programmare una decarbonizzazione e un efficientamento dei propri portafogli immobiliari, che con l'offerta che vuole trovare soluzioni adatte per essere applicate su volumi di domanda aggregati in modo opportuno, perché è evidente che un approccio di questo tipo non può essere applicato tout court su tutti gli edifici, quindi bisogna andare a clusterizzare, andare a selezionare quelli che sono gli edifici su cui è più opportuno, più intelligente, più efficace andare a proporre un intervento come questo. Evidentemente non possiamo fare a meno del lavoro dei progettisti e del contributo anche dei progettisti che abbiamo già iniziato a coinvolgere l'anno scorso per la scrittura di documenti che poi vi invito anche a scaricare, si può fare gratuitamente dal nostro sito. Progettisti che giocano un ruolo centrale anche poi nella replicazione, perché questo tipo di approccio che oggi non è ancora comune ed esteso anche in termini culturali, di disseminazione, deve essere progressivamente alla portata di tutti. Quindi c'è un'azione anche di calare operativamente poi questo tipo di approccio nella realtà quotidiana che non è banale. Quell'ultimo petalo in basso, chiamato facilitatori, forse in modo poco opportuno, però speriamo che renda l'idea, diciamo che racchiude tutti quei soggetti che in modo differente mettono dei tasselli fondamentali per andare ad atterrare sul mercato un approccio di questo tipo. Quando si va a proporre un intervento come quello di Energy Strong, che ti garantisce la performance grazie alla qualità di tipo industriale, del controllo di tipo industriale, per lungo termine, quindi si parla anche di EPC, noi stiamo lavorando su contratti e performance garantita di veramente di lunga durata, 10 anni, da ripetere poi per i 10 successivi, ancora i 10, quindi c'è un tema che poi di barriera normativa, non tutte le norme oggi sono allineate per facilitare un intervento di questo tipo, quindi avere performance garantite significa anche avere un prodotto finanziario adeguato, quindi l'intervento profondo su una riqualificazione evidentemente ha un certo tipo di costo, quindi ci vuole un prodotto capace di supportare contratti di questo tipo di lunga durata, evidentemente, visto che vengono promesse dei risultati, la tendenza è quella di andare a premiare non tanto più l'intervento, no? Stiamo vedendo la direzione oramai è questa, quanto più i risultati che poi effettivamente vengono raggiunti, avere anche un prodotto assicurativo, quindi un lavoro sull'assicurazione, sulla gestione dell'assicurazione, quindi anche la gestione dei perimetri delle responsabilità all'interno di un
di una proposta di riqualificazione integrata diventa un elemento chiave. Potete scansionare il QR code, comunque poi metterò a disposizione evidentemente anche le slide che sto presentando. Sul nostro sito www.edera.city potete andare nella sezione risorse, andare a scaricare quelli che sono i documenti che abbiamo cominciato a pubblicare l'anno scorso e che sono attualmente in fase di revisione, presenteremo i prossimi Renew Days del 13 novembre. È un approccio olistico, oltre che diciamo circolare a 360 gradi, anche nei termini reali del termine, quelli che presentava Giacomo all'inizio di questo webinar. C'è un tema poi per la replicazione di capacità di sguardo a 360 gradi, perché quando andiamo a lavorare su grandi portafogli immobiliari, su grandi volumi, vogliamo clusterizzare, quindi raccogliere, aggregare in modo opportuno grandi volumi edilizi, bisogna prendere in considerazione non soltanto tematiche tecniche di sostenibilità energetica, copertura di fabbisogni da fonti rinnovabili, ma anche altre tematiche come l'accessibilità, l'integrazione col contesto urbano. Quindi si passa da una visione di prestazione, performance dell'oggetto edificio, del sistema edificio, quindi involucro impianto, a un contesto urbano. Quindi i parametri che incidono sulla clusterizzazione, l'aggregazione di questa domanda, grande domanda su cui fare una replicazione di livello industriale, deve considerare anche l'inserimento di questo oggetto all'interno del contesto urbano. Quindi i parametri dovranno essere anche riferiti al contesto urbano all'interno in cui si inseriscono. Mi prendo ancora gli ultimi minuti per presentarvi quelli che sono stati molto velocemente i primi interventi realizzati in Italia, questo già solo un anno dopo. Quindi stiamo parlando del 2022, quello successivo concluso l'anno scorso. Questo è un piccolo edificio, però molto comune nella pianura padana. Stiamo parlando di un edificio di 5 alloggi, con qualche particolarità tecnica interessante, uno sporto di gronda in calcestruzzo che andava mantenuto. Ecco, qui è stato fatto un intervento molto, molto efficace. Quelli che vedete sono i pannelli prefiniti in fabbrica da una filiera guidata dalla Woodbeton, che è stato proprio il capo filiera e il capo progetto, sono stati realizzati e prefiniti in fabbrica, in questo caso Tonachino, in questo caso con una struttura in legno, 19 pannelli che sono stati installati in 3 giorni lavorativi, quindi è stato fatto proprio un test di potenziale di compressione delle tempistiche esecutive che ha dato risultati molto importanti. Oltre ai risultati delle tempistiche, quello che ci interessa di più sono stati ottenuti risultati evidentemente anche in termini di performance. È stato raggiunto il livello NZEB, sia in termini di copertura da rinnovabili che evidentemente anche in termini di riduzione dei fabbisogni. È stata migliorata la performance antisismica del fabbricato. In questo caso la soluzione è stata piuttosto customizzata, quindi è stato realizzato un cordolo perimetrale esterno su cui viene scaricato l'intero peso delle nuove facciate che vengono connesse con dei sistemi di ancoraggio alla struttura esistente, lavorano come dei manicotti, quindi scaricano a terra il peso. Grazie alle connessioni con la struttura esistente, raccolgono le forze dell'evento sismico e le trasmettono, le trasferiscono alla nuova fondazione perimetrale. In termini di circolarità, qui evidenzio diciamo, un lavoro che è stato fatto, è stato portato avanti grazie alla partecipazione anche degli altri player aderenti, Energy Strong, che sono Caparol, Rockwool, Innova. In particolare con Caparol e Innova è stato fatto un lavoro attento a quello che è stata la riduzione dei materiali per la realizzazione dei componenti del nuovo involucro, quindi della nuova pelle strutturata di questo edificio che ha consentito questa profonda riqualificazione. E questo com'è stato possibile? È stato possibile proprio grazie al controllo in fabbrica del processo produttivo. Banalmente, i pannelli sono stati realizzati il cappotto finito a Tonachino è stato realizzato in piano, non in quota. È stato realizzato dentro i capannoni delle fabbriche, quindi in condizioni termoigrometriche ideali, ottimali. Ed è stato possibile quindi anche dosare in modo più facile anche per gli operatori, che non stiamo parlando di macchine, stiamo parlando di gli stessi artigiani che erano abituati a posare, a finire, diciamo, questo sistema in quota su un ponteggio, l'hanno fatto in fabbrica e l'hanno fatto utilizzando meno materiale di quello che solitamente utilizzano sui ponteggi. Quindi questo è un primo obiettivo raggiunto.
Altro obiettivo interessantissimo dal punto di vista della circolarità raggiunto in questo edificio è grazie a un test fatto da Rockwool, è quello del recupero degli sfidi puliti che è avvenuto in fabbrica, quindi l'installazione delle lane coibenti di roccia che sono all'interno dei pannelli prefabbricati ha avuto degli sfidi recuperati quindi in fabbrica con un ciclo pulito, quindi dentro Big Bag, che Rockwool è venuta a ritirare, quindi, quindi si trova il valore nel ritiro di materiale pulito che poi viene reimmesso nel ciclo di produzione dei nuovi pannelli. Questo è un altro esempio, e vado in chiusura, molto importante per noi, lo presenteremo ai prossimi Reno Days del 13-14 novembre, è un intervento su quattro torri realizzato qui a Milano, in Via Russoli, quindi ci avviciniamo a un target molto più urbano, ci avviciniamo a quello che è il target un po' della missione nostra, no? Delle periferie, delle grandi città. È stato fatto un intervento profondo, anche in questo caso il 90% delle facciate è stato riqualificato con l'installazione di pannelli prefiniti in fabbrica. È un intervento ideato e guidato da Tiziana Monterisi, architetto Tiziana Monterisi di Rice House, all'interno di una proposta in partenariato pubblico-privato che aveva a capo dell'RTC A2H Loro Servizi, insieme a Wood Beton e appunto a Rice House. Sono stati utilizzati, come dicevo, facciate off-site per la riqualificazione energetica per oltre il 90% della superficie delle facciate, quindi senza l'uso di ponteggi. C'è un tema quindi di efficienza, di produttività che non ho ancora citato, ma che sta alla base di tutto, no? Aumentare la produttività degli interventi del nostro settore. Veniva realizzato un piano ogni giorno con soltanto quattro persone. Quindi questo è un test che è stato effettuato di grande valore per noi. Visto anche la natura del webinar di oggi, c'è un focus sulla, qui l'abbiamo chiamato Real Circular, no? Qui c'è un tema proprio di utilizzo di materiali bio-based molto forte, e sono stati utilizzati materiali bio-based per la realizzazione di diverse parti di intonaco ai piani terra, ma anche per le coibentazioni, quindi la struttura perché, dei pannelli che è in legno, ma anche le coibentazioni che sono state realizzate da Rice House, fornite da Rice House. Con l'uso di materiali scarti della produzione del riso, stiamo parlando di lolla di riso, quindi stiamo parlando di una connessione forte con lo scarto del settore agricolo, tra lo scarto del settore agricolo e il settore delle costruzioni. Ecco, secondo noi questo è un esempio, bellissimo di come si riesca a fare anche per un'edilizia sociale, qui stiamo parlando di torri Haller, interventi di questo livello di qualità. Eravamo ancora in ambito con incentivazioni piuttosto forti, quindi è evidente che la direzione poi della gestione, salto direttamente a questa slide, di quella che è la gestione di un intervento costoso come quello di una riqualificazione pesante, di fronte anche a chiare di luna che andremo a affrontare, speriamo di no, incrociamo le dita, però in termini di incentivazione nei prossimi mesi, nei prossimi anni, ecco, andare in questa direzione consente di lavorare su una compressione dei costi su larga scala, quindi andare a spostare la produzione sempre più dal cantiere alla fabbrica consente di andare a fare economie di scala che portano alla sostenibilità anche di fronte a una riduzione, a una compressione degli incentivi per il nostro settore. Quindi la chiave, qui sto andando a chiudere, la chiave sta proprio nell'andare a aggregare, attivare ed aggregare una domanda omogenea che sia organizzata per cluster, no? Quindi per gruppi di edifici reali, quindi andare a lavorare con i soggetti della domanda di cui parlavo prima, su portafogli edilizi reali e su questi andare a fare ottimizzazione tecnica ed economica, quindi con la compressione dei costi delle soluzioni che si vanno a proporre. Solo una piccola anteprima, nei Reno Days, i Renovation Days del 13-14 novembre sono già aperte le iscrizioni sempre sul nostro sito www.edera.city, potete andare a fare l'iscrizione gratuita, invitiamo a farlo già adesso. Andremo tra le altre cose, oltre ad andare a lineare su quello che è un allineamento profondo anche con la partecipazione delle istituzioni di tutto il lavoro che stiamo facendo, andremo a presentare quello che è il primo lavoro, la prima applicazione concreta dell'approccio Energy Strong su un portafoglio reale importantissimo che è quello dell'ERP milanese grazie a un progetto finanziato da Fondazione Cariplo a favore del Comune di Milano.
Ecco, io mi fermerei qua per non togliere troppo spazio, ho sforato un attimino coi tempi, mi scuso soprattutto con Valentina Domingo che riduco un attimino il suo spazio, chiedo scusa. Allora, grazie Marco. Sicuramente, insomma, l'esempio delle torri di Garussoli è molto, molto interessante anche per, insomma, la partnership che avete avuto con Rice House, che è, diciamo, un faro, insomma, nel settore della ristrutturazione edilizia, diciamo, sostenibile, perché insomma, utilizza questi materiali che derivano, insomma, da scarti organici derivanti soprattutto dal riso, no? Quindi è davvero un faro oltre, insomma, tutte le realtà, insomma, che ovviamente hanno partecipato in primis l'Edra, il suo approccio innovativo Energy Strong. Io brevemente, allora, passo subito la parola a Valentina Mingo Grazie, di ti ANCE e chiederei. Allora, io innanzitutto davvero ringrazio per averci coinvolto e per averci invitato a partecipare a questo ciclo di incontri e ringrazio anche per averci dato appunto la possibilità di raccontare un po' quello che come settore stiamo cercando di fare. Perché riteniamo che siamo sicuramente un settore, e poi questo ovviamente è anche il motivo per cui state organizzando questo ciclo di incontri proprio su di noi, siamo sicuramente un settore centrale per quanto riguarda il processo verso la decarbonizzazione. Ho apprezzato molto nell'intervento precedente tanti spunti che sono stati dati, sia di analisi, e qui tra l'altro alcune cose le ritroverete, ma ci trovano assolutamente d'accordo, di analisi di come stiamo e dove stiamo andando, quanto siamo in ritardo e quindi quanto sia davvero necessario sicuramente dare una nuova spinta verso quelle che sono appunto politiche, attività, iniziative verso la decarbonizzazione. Spesso ci ritroviamo a chiedere tanto rispetto ad attività ed iniziative che deve porre in essere quello che è il legislatore, e continueremo sicuramente a farlo, però diciamo che come associazione abbiamo anche imparato che quanto sia importante lavorare su noi stessi e sulle nostre imprese. È da qui che ho, in realtà è con piacere che vi volevo raccontare, stante appunto tutto quello che è stato detto prima, e quindi sicuramente una situazione di grosso ritardo e di sfide importanti che a livello europeo ci sono poste, ma come paese poi abbiamo assolutamente sposato, quelle che sono le iniziative e le attività che stiamo cercando di diffondere sempre di più verso il nostro settore. Si diceva appunto 2050, il target della decarbonizzazione appunto per il 2050, già prima nel 2030, il fatto che comunque il trend che stiamo seguendo appunto sembra che non riusciremo a rispettare appunto questi obiettivi. Abbiamo una direttiva EPBD che a sua volta prevede tutta una serie di passi e obiettivi da raggiungere nei prossimi anni. Sappiamo quanto siano sfidanti, sappiamo anche, e questo forse va detto, che non partiamo proprio da zero. Sappiamo soprattutto che siamo un settore, un paese che nel tempo ha dimostrato anche di essere in grado di cambiare, evolversi abbastanza velocemente. E sappiamo anche che siamo riusciti a fare tanto, anche a migliorarci tanto. Sicuramente dobbiamo agire ancora di più e dal nostro punto di vista, dagli studi che abbiamo fatto all'interno appunto del nostro sistema, ci siamo resi conto che dobbiamo innanzitutto partire proprio dalle nostre imprese, e cioè da uno studio proprio della loro attività. Perché è importante cercare di supportare soprattutto le più piccole imprese, che poi rappresentano la maggior parte del nostro tessuto imprenditoriale, supportarle proprio in questo passaggio che a noi piace definire epocale, perché sicuramente orientare il
paesi, orientare il settore verso obiettivi così stringenti di decarbonizzazione comporta necessariamente un profondo cambio di passo, una profonda anche modifica proprio dei paradigmi delle nostre imprese e quindi un cambiamento che davvero le riguarda fortemente. Per questo come associazione già da diversi anni abbiamo avviato una serie di studi, ci siamo fatti aiutare, siamo partiti proprio dallo studiare noi stessi, cioè avevamo degli obiettivi che tra l'altro nel tempo si sono resi anche più stringenti e abbiamo deciso di guardare al nostro interno per capire cosa potevamo fare, nella premessa che per una volta noi volevamo fondamentalmente non solo chiedere, ma anche offrire un sistema, un servizio alle nostre imprese che potesse appunto aiutarle a supportarsi, a supportarle appunto in questo processo di sviluppo e soprattutto darle appunto degli strumenti molto operativi. Ci siamo studiati, abbiamo visto come prima si faceva riferimento all'importanza del coinvolgimento dei progettisti, all'importanza, noi aggiungiamo e stressiamo molto anche il tema dei materiali, perché poi ci siamo resi conto studiandoci dell'impatto enorme proprio che le forniture di materiali possono e rappresentano in termini di emissioni di CO2 per quanto riguarda appunto la nostra attività. Così come, e per noi è fondamentale, cercare anche di raccontare un po' il settore e quindi quelle che sono le sue potenzialità anche a progettisti e professionisti, ma anche al mondo del pubblico. Perché di fatto l'abbiamo visto con il PNRR, lo vediamo e lo vedremo sempre di più. Questi elementi, al di là degli obiettivi grandi che ci ritroviamo appunto a dover fronteggiare nei prossimi anni, già oggi incominciamo a vedere come in diversi bandi, soprattutto se legati al PNRR, ma poi sarà sempre di più, il tema dell'attenzione alla decarbonizzazione, del controllo di quelle che sono le emissioni, di una programmazione, una pianificazione sempre più consapevole di quelle che sono le scelte fatte in chiave di emissione di CO2, ci viene sempre richiesto dal pubblico, dal mondo della finanza, dalle istituzioni stesse. Quindi è un qualcosa sul quale noi sicuramente abbiamo posto grande attenzione. Vi dicevo, in questa slide un po' lo raccontiamo, siamo partiti proprio dallo studio di noi stessi, di quelle che sono le nostre caratteristiche, e siamo arrivati a definire uno strumento molto operativo. Diciamo che sulla decarbonizzazione e in generale sulla sostenibilità ne parliamo tantissimo, ma spesso e volentieri ci limitiamo solo a fissare e stabilire grandi concetti o importanti convegni, piuttosto che in molti casi anche a soluzioni o situazioni per così dire pilota grandi che poi però alle piccole imprese arrivano poco. Come dicevo, nel nostro caso l'attenzione l'abbiamo voluta riservare a tutto il sistema, ma con un obiettivo molto sfidante, cioè quella di che poi dovrebbe essere che poi è alla base del Green Deal e in genere delle politiche europee, di non lasciare indietro nessuno. In questo e per questo abbiamo lavorato alla predisposizione di uno strumento molto operativo che potesse appunto consentire a tutti, dai più piccoli ai più grandi, di andare a tracciare la loro impronta carbonica, ma soprattutto di andare a definire una vera e propria strategia di decarbonizzazione. Questo perché? Innanzitutto perché dobbiamo necessariamente fare i conti con l'idea di iniziare a ragionare in termini di strategia per la decarbonizzazione. Dobbiamo incominciare a diffondere sempre di più il concetto che come imprese e come settore abbiamo delle importanti, diciamo, un impatto importante e quindi delle importanti responsabilità. Abbiamo gli strumenti anche per poter dare un contributo sicuramente essenziale. E per far questo abbiamo però bisogno, ecco, di quelle leve chiave che ci possono aiutare appunto per arrivare a questi obiettivi. Che cosa abbiamo fatto? Siamo partiti con la predisposizione di un tool. Nella versione originale era davvero una cosa molto, diciamo, base era veramente un file Excel che però nasceva, come dicevo, proprio da uno studio molto accurato del settore e andava a fare una fotografia, a consentire alle imprese attraverso le indicazioni di una serie di dati
legati appunto alle emissioni di CO2 a fare una fotografia dell'impronta carbonica oggi. Attenzione, noi parliamo di impresa. Abbiamo scelto di parlare di impresa perché nel concetto di impresa andiamo a ricomprendere i singoli cantieri come anche la sede. E parliamo di impresa perché è l'impresa il soggetto che è attenzionato oggi quando si riflette in termini di appunto sostenibilità, decarbonizzazione, emissioni a livello europeo ma anche internazionale. E abbiamo scelto di creare un tool che potesse diciamo essere fruibile da tutti, ma assolutamente coerente con quelle che sono le richieste per le grandi strategie. Quindi un qualcosa che potesse aiutare il piccolo a iniziare a parlare, a capire come funzionano questo tipo di strumenti, come approcciarsi per le prime volte al tema della decarbonizzazione di una sorta di strategia, ma dall'altro potesse essere anche utilizzato dal grande, che invece è già avanti rispetto a tante cose, e quindi rendendo appunto uno strumento davvero molto, molto coerente e compatibile con quelli che potevano essere invece le grandi società di consulenza insomma, per quanto riguarda appunto la decarbonizzazione. Quindi abbiamo lavorato davvero tanto. Lo strumento è uno strumento che garantisce appunto, consente alle imprese di fare questa prima fotografia, ma lasciatemi dire, è anche uno strumento il cui valore aggiunto è rappresentato sicuramente dalla capacità predittiva che ha, perché come dicevo, non vale solo a dire quanto io oggi emetto, facendo appunto poi il conto tra cantieri piuttosto che sede, ma soprattutto vado anche a capire quanto andrò ad emettere, nei prossimi anni. Ho ben chiaro quali sono gli obiettivi che mi vengono imposti tra il 2030 e il 2050, ho bisogno di capire dove mi posizionerò io. E per farlo appunto, tra l'altro, abbiamo preso a riferimento anche quelle che sono proprio perché è uno strumento tarato sul settore, anche quelli che sono i benchmark di riferimento di tutti gli elementi davvero che vanno poi a impattare sul nostro settore, sulla nostra attività. Prima citavo la questione dei materiali che sicuramente hanno un impatto fortissimo. Quindi abbiamo preso anche a riferimento quelle che sono le iniziative che, ad esempio, per determinati materiali si vanno a realizzare, piuttosto che abbiamo anche considerato in questi calcoli quelli che possono essere al contempo anche le politiche, le iniziative poste in essere per quanto riguarda anche il settore dell'energia. Quindi, tra l'altro, è anche una fase predittiva che tiene conto di quello che accade intorno a noi, proprio per renderla anche molto concreta, molto anche, appunto, anche in questo caso mi verrebbe da dire coerente con quella che sono al momento le informazioni disponibili, ma che tiene conto di tutto il settore, e di tutta la filiera. Questa attività predittiva che cosa dà? Dà l'idea innanzitutto all'impresa, anche già visivamente, dello scollamento che c'è tra l'obiettivo da un lato e quello che invece è presumibilmente le sue performance nei prossimi anni. Ma non si limita solo a questo, cioè non dice solo quanto ti manca per raggiungere quello, soprattutto te lo analizza. Te lo analizza nel senso che va ad individuare quelli che sono gli ambiti, a seconda appunto dei famosi tre scope, quindi del tipo, della tipologia di emissione che stai analizzando, ti va proprio a individuare quelli che sono gli elementi di criticità. In questa slide in particolare è un po' raffigurata quella che è la roadmap che noi abbiamo immaginato proprio per le nostre imprese nella definizione della loro strategia, che parte appunto da una prima fase di compilazione e quindi poi di valutazione e calcolo della baseline emissiva, per poi raggiungere quella che è una proiezione inerziale integrata con le curve di benchmark, come dicevamo, anche degli ambiti strettamente correlati al nostro. Da questo punto di vista, quindi da questa analisi, da qui appunto ai prossimi anni, che cosa nasce? Nasce sicuramente l'indicazione, l'individuazione di quelli che possono essere
che devono essere gli obiettivi da programmare nei prossimi anni e quindi anche l'individuazione delle leve che posso utilizzare. E anche in questo caso c'è stato tutto uno studio che poi appunto è a disposizione delle imprese, uno studio di leve, di iniziative e anche la valutazione dell'impatto che queste stesse leve possono avere rispetto alle singole. Al caso specifico, perché poi non dimentichiamoci che il nostro è un settore davvero molto particolare, molto diversificato e anche difficile poi da riportare, diciamo, nell'ambito di un unico strumento. Sicuramente in questo caso abbiamo lavorato proprio nella logica e con l'obiettivo di creare un qualcosa che potesse, diciamo, raccogliere un po' tutte le imprese, tutte le diverse attività, cercando appunto di dare conto anche delle specificità. Come funziona, come funzionava, perché poi adesso vi racconterò anche le evoluzioni, nasce appunto, cioè funziona questo tipo di strumento consentendo alle imprese di inserire una serie di dati che loro ovviamente hanno. Tutto questo è stato suddiviso appunto, come vi dicevo anche prima, in funzione della diversità delle emissioni, delle tipologie di emissioni che vengono prodotte e quindi per gli scope. Su questo poi tra l'altro mi preme anche sottolineare un'altra cosa. La spinta verso la creazione di questo strumento nasce, come dicevamo, fondamentalmente con l'obiettivo di supportare e aiutare le imprese, ma anche dall'esigenza che molte imprese ci stavano rappresentando rispetto a tutta una serie di sollecitazioni che gli arrivano anche, ad esempio, dal mondo finanziario, delle banche, dei sistemi assicurativi, dove sempre più frequente in tanti diversi moduli, format, modelli, vanno a chiedere di indicare quel numerino. Oggi noi sappiamo che si tratta solo di un numerino e che magari potrebbe rappresentare un elemento premiante laddove io dimostro di averlo calcolato, riguardo appunto queste emissioni. Un domani siamo tutti consapevoli che farà parte invece di un elemento di valutazione, tra virgolette, discriminante. Cioè siamo tutti consapevoli del fatto che stiamo andando verso un sistema che necessariamente andrà sempre di più a premiare, oggi a premiare, domani a penalizzare, gli interventi, a penalizzare quelli che sono gli interventi non sostenibili. Sappiamo che a livello europeo le indicazioni in questo caso sono molto, anche qui molto stringenti. Sappiamo già che ci sono tutta una serie di anche sistemi di valutazione che tra l'altro stanno proliferando. Sappiamo nello stesso modo che argomenti come questo, anche come l'attenzione al calcolo delle emissioni di CO2, e quindi il numerino in corrispondenza dello scope 1 piuttosto che dello scope 2 o dello scope 3, incominciano ad entrare sempre di più in appunto documenti finanziari, ma anche in richieste che ci vengono fatte anche da grandi soggetti appaltanti, da grandi imprese. Perché? Perché nel frattempo sono entrate in vigore anche delle nuove direttive europee. Ci sono dei nuovi obblighi in termini di rendicontazione riguardo ai quali forse come settore ne siamo anche abbastanza fuori come tipologia di impresa, ma non dobbiamo dimenticare che è stato comunque introdotto un principio molto importante, ossia quello dell'attenzione a tutta la catena di fornitura. E quindi anche se in astratto tanti obblighi non ci riguardano direttamente, rischiamo poi che ci vengano comunque richiesti e imposti indirettamente perché altri più grandi di noi li devono poi andare a rendicontare. Quindi diciamo che questo per noi diventa uno strumento sempre più utile perché oltre ad una, diciamo, attività di diffusione, supporto, formazione, attenzione del sistema a questi argomenti, diventa anche un elemento cruciale per rispondere a tante domande, a tante diverse sollecitazioni appunto che ci arrivano da diversi soggetti. Dicevamo appunto, l'idea è stata quella di creare appunto uno strumento che mettesse insieme un po' tutte appunto le emissioni di CO2, come tra l'altro si accennava anche prima nella presentazione precedente,
Anche nell'analisi che abbiamo fatto noi, ci siamo, diciamo, al momento, fermati ad analizzare il tema della decarbonizzazione legato all'attività delle imprese. Quindi all'impresa non abbiamo fatto un'analisi che invece riguarda poi quello che è l'uso, diciamo, del nostro prodotto, quindi del bene costruito. Quindi questa è proprio un'analisi legata all'attività, ai cantieri, all'azienda in sé. Questo file Excel dove vengono inseriti appunto, dove venivano inseriti tutta una serie di dati a seconda appunto poi divisi per le tipologie di emissioni, materiali, rifiuti piuttosto che materiali impiegati e ancora quelle che sono le altre tipi di emissioni collegate ad esempio, addirittura abbiamo considerato i casi legati proprio nell'ambito della gestione di impresa, quelli che possono essere le trasferte del personale, le dotazioni della sede e tutto questo rispetto a ciascuna voce sono stati elaborati proprio dei coefficienti per calcolare poi in maniera assolutamente coerente con quelle che poi sono le indicazioni internazionali, il relativo fattore emissivo. E qui poi li ritrovate in parte appunto richiamati. Come vi raccontavo anche all'inizio, il nostro fondamentale obiettivo era proprio quello di fornire uno strumento che potesse anche mettere le imprese nella condizione di capire anche dove possono intervenire più facilmente, piuttosto che quali possono essere le leve che nel loro caso si possono utilizzare. Qui trovate poi delle schede, diciamo, per così dire, solo grafiche, cioè di alcuni casi specifici o test che abbiamo fatto su alcune imprese. È giusto per evidenziare come da quell'inserimento di dati nascono poi, arrivano alle imprese una serie di informazioni molto concrete, anche attraverso una serie di grafici che gli consente di vedere in maniera molto evidente i punti di forza e i punti di debolezza. E questo poi anche insieme alle leve che sono state individuate, gli aiuta nel definire quelle che possono essere le loro strategie o le iniziative da porre in essere. Iniziative che poi a loro volta si possono ovviamente suddividere in attività da realizzare subito piuttosto che nei prossimi anni, però consente già oggi anche al più piccolo di incominciare proprio a ragionare in questi termini, cioè in termini di una vera e propria, di una vera e propria, strategia. Come vi dicevo, questa era un po' la versione che abbiamo cercato di raccontare al nostro sistema in questi 2 anni, ed è la versione base, ma era base anche perché ci aiutava diciamo, a lavorarci su, perché come raccontavo prima, è un settore davvero molto variegato. Riuscire ad arrivare alla lista dei materiali piuttosto che dei rifiuti, che sembra banale, ma in realtà è molto difficile perché poi noi abbiamo avuto, che ne so, imprese che si occupano di restauro e che quindi usano determinati materiali, piuttosto che imprese che si occupano più di realizzare immobili residenziali o chi fa manutenzioni. Quindi era l'idea di avere, tra virgolette, uno strumento appunto base e abbastanza semplice da modificare, ci ha aiutato anche per cercare di rendere appunto sempre più rispondente alle esigenze di tutto il sistema. Oggi, o meglio tra qualche giorno, presenteremo invece ufficialmente la piattaforma, perché l'abbiamo trasformato appunto in chiave di piattaforma. Non cambia ovviamente quello che è il concetto alla base dello strumento stesso, cambia fondamentalmente la grafica e speriamo anche, diciamo, invoglia di più ad utilizzare questo strumento, ma che di fatto, insomma, è quanto vi ho già raccontato e che abbiamo appunto, siamo riusciti tra l'altro a trasformarlo in piattaforma anche grazie al supporto che ad esempio ci ha dato European Climate Foundation, che ha davvero apprezzato il lavoro che abbiamo fatto. Brevemente vi faccio vedere quello che sarà poi la piattaforma, e quindi siamo passati da un file Excel sicuramente a menu a tendina un po' più accattivanti. Il concetto non cambia, fondamentalmente appunto c'è sempre appunto l'indicazione, il dover fornire appunto le informazioni legate ai vari scope.
Torno un attimo indietro solo per evidenziare un'altra cosa. Come dicevo, abbiamo sempre pensato ad uno strumento che fosse sì per tutti, ma al tempo stesso in linea con quelle che sono poi anche, diciamo, gli altri sistemi, servizi, sia a livello nazionale che internazionale, in termini di strategie della decarbonizzazione. Per questo, ad esempio, sin da subito ci si è posti l'obiettivo di non limitarci a indicare un'unica annualità, cioè il riferimento ad un'unica annualità, ma si è sempre data la possibilità alle imprese, anzi si sono invitate le imprese a ragionare in chiavi di più annualità. Questo perché noi lo sappiamo storicamente, anche insomma, quando si parla di strategie non si prende mai a riferimento solo le performance di un anno. Questo appunto anche a testimonianza del fatto che si tratta di uno strumento assolutamente, ripeto, appunto in linea con quelli che poi possono essere i target più importanti. Anche in questo caso molti saranno poi le proiezioni, anche le immagini, i grafici che arriveranno, appunto, ci restituirà la stessa piattaforma a seconda delle informazioni che ne derivano, così come poi appunto la possibilità di individuare, come dicevamo, quelli che sono le leve poi da impiegare per la strategia. Come si inserisce, cioè qual è l'effetto che noi attendiamo da questo strumento? Siamo assolutamente consapevoli da un lato della forte responsabilità dell'impatto che abbiamo come settore, ma conosciamo anche molto bene il nostro settore. Un settore, lo dicevo, l'ho ripetuto già più volte, spesso caratterizzato da imprese molto piccole che necessariamente vanno assolutamente supportate. Non possiamo immaginare di attuare un processo così complesso in poco tempo. Per questo per noi è assolutamente importante poterlo diffondere il più possibile per iniziare sin da subito a farli entrare nella logica di questi discorsi, di questi nuovi processi, dandogli ovviamente tutto il supporto. Nella definizione appunto delle strategie, l'attenzione particolare è proprio quella di cercare di dargli tra l'altro strumenti che possano aiutarli, diciamo, nelle operazioni che possano sembrare più semplici. All'inizio, quando abbiamo immaginato e creato questo tool, ci sembrava nel raccontarcelo tra di noi che fosse assolutamente molto semplice. In realtà, nell'utilizzo che abbiamo testato con tante piccole imprese, ci siamo resi conto di come i dati che per noi sembravano banali, che loro hanno indubbiamente, perché quando parliamo di quelli che possono essere i consumi energetici, le bollette ce le hanno, sia per quanto riguarda i consumi dei cantieri piuttosto che presso la sede. Banalmente, quelli che possono essere i consumi legati ai rifiuti prodotti, tra l'altro per quanto riguarda i rifiuti prodotti e facendo un breve digressione sul tema più generale dell'economia circolare, lì ovviamente noi abbiamo inserito dei parametri specifici anche in funzione del recupero dei rifiuti stessi, cioè di quanti di quei rifiuti prodotti poi sono stati anche avviati al recupero, prevedendo coefficienti ovviamente differenti. Quindi anche per sensibilizzarmi su quel piano. Dall'altra parte, però, tutti i dati che loro ovviamente hanno, perché lì magari appunto hanno il formulario dei rifiuti, da cui vedi chiaramente se c'è R scritto nella riga del destinatario e dell'attività appunto a cui sono destinati, è evidente che sono destinati a un'attività di recupero, però banalmente già in questo caso ti trovi di fronte a due informazioni che tu hai su formati differenti. Ci potrei aggiungere anche la fattura digitale che ti arriva invece per quanto riguarda il materiale che hai acquistato. Ad esempio, appunto, la bolletta energetica ce l'hai via mail, il formulario sui rifiuti hai la quarta copia, la prima e la quarta copia cartacea, piuttosto che appunto la fattura digitale del materiale che hai acquistato. Quindi anche questo, che forse inizialmente magari anche a noi stessi era sfuggito, per i piccoli incomincia ad essere un primo ostacolo. È per questo che diventa sempre più importante partire per tempo, diffondere strumenti così e dargli soprattutto le chiavi per poter incominciare
ragionare, ad organizzarsi per poter poi rispondere a queste esigenze che noi gli abbiamo dato gli strumenti operativi, ma le istanze e le richieste vengono ovviamente dal mondo circostante. Nell'attività che facciamo, nello sviluppo di questa piattaforma, ovviamente c'è anche tutto il supporto nella definizione vera e propria della strategia e quindi le indicazioni di come procedere, l'importanza, il sottolineare il fatto che si deve sempre trattare di un'attività che faccio oggi e mi programmo di rifare magari tra un anno per vedere le differenze, il punto a cui sono arrivato, se quelle che erano le previsioni che erano state fatte inizialmente, poi sono state confermate, se qualcosa è cambiato, piuttosto che se posso mettere in campo delle leve diverse o comunque modificare le mie strategie. Quindi, tra l'altro, è uno sforzo che inizia oggi per poi doverlo ripetere nel tempo, ma sicuramente con modalità molto più semplici. Banalmente, il reperimento di certi dati prima li tenevo solo a livello cartaceo, un domani invece li tengo già fatto con l'organizzazione di gestirli in chiave digitale, così da trovarli. Come vi dicevo appunto, nella creazione di questo strumento, quello a cui abbiamo anche molto lavorato è proprio l'individuazione delle possibili leve, delle iniziative da suggerire alle imprese nell'aiutarle appunto nella definizione della loro strategia, studiando anche come sia quelle che possono essere le leve per ciascun tipo di tipologia di emissioni, sia l'effetto che quelle singole leve possono avere nell'abbattimento delle emissioni riguardo appunto quel determinato scope e nello stesso tempo anche un occhio a quelle che possono essere la capacità che l'imprenditore stesso può avere nel governare quelle leve. Faccio un esempio banale. Noi abbiamo detto più e più volte come i materiali abbiano un impatto enorme nell'ambito delle emissioni che andiamo a produrre. È ovvio che se io vado ad utilizzare determinati materiali nelle cui schede prodotto, io posso vedere che c'è una riduzione incredibile sotto il profilo delle emissioni, appunto delle emissioni di CO2. Sicuramente, insomma, se vado a intervenire sul materiale stesso, potrò avere un effetto molto importante in termini di riduzione delle emissioni, però quanto posso io incidere su questo? Banalmente, se ad esempio questo stesso materiale è molto distante, ad esempio dal cantiere dove poi lo dovrò andare a utilizzare, attenzione perché anche quello può essere un elemento dirimente, cioè vado ad emettere di più già solo per il trasporto, piuttosto che non è proprio disponibile un certo tipo di materiale o è molto poco disponibile e quindi magari anche costi particolarmente elevati che mi vanno comunque ad incidere in maniera importante. Questo che vuol dire? Non che che quel tipo di scelta non deve essere ragionata o presa in considerazione, vuol dire che io nell'analisi della mia strategia dovrò andare a considerare tutta una serie di fattori. Questo è proprio perché l'obiettivo fondamentale è quello di sviluppare la consapevolezza delle imprese stesse verso questo tipo di discorso, riuscire ad aiutarle a internalizzare sempre di più questo tipo di ragionamenti per arrivare ad una pianificazione, una programmazione dell'attività e anche delle iniziative da porre in essere sempre più orientata anche a questi temi. Quindi, cioè, è proprio una questione di diffondere sempre di più al sistema questo tipo di cultura, di attenzione e di informazioni. Io ho concluso, mi fa piacere, interrompo la visione, giusto una nota perché mi preme dirlo, appunto questa piattaforma sarà online dal 6 novembre, perché appunto la presenteremo ufficialmente in occasione della Fiera di Ecomondo e quindi insomma per noi è davvero stato un progetto in cui abbiamo creduto tanto, continuiamo a crederci, continueremo a lavorarci anche perché ovviamente lo vogliamo sviluppare sempre di più e
E ci piace proprio l'idea di lavorare tanto con il nostro sistema per raggiungere degli obiettivi che siano sempre in continuo miglioramento. Ecco, su questo noi ci puntiamo tanto e ci crediamo altrettanto. Va bene, allora ringrazio molto Valentina e Marco. Siamo molto oltre il webinar, quindi non aprirei ad ulteriori domande. E per chiunque insomma sia interessato alla questione, ma non abbia avuto il tempo insomma di guardare tutto il webinar, oppure se desidera anche le presentazioni, previo assenso dei relatori, pubblichiamo le presentazioni. E ringrazio davvero, oltre a Valentina Marco, grazie mille a tutti gli spettatori del webinar. Davvero grazie molto della giornata, della mattinata e dell'approfondimento. Grazie a voi, arrivederci. Grazie mille a voi.